Si cambia? Che fai, Titi? Quello di là è strizzato? Sì. Di là? Sì? Sì. Non vuoi far di no? Forse così si va in giù, si stringe. No! Così. In giù! Ah già, facciamo incontrare. Sempre senso orario. Ma scusa, ma un po' ce l'hai in manubrio invece stare all'ingiù, poi dopo contestano anche te che dici lavori a capo all'ingiù? Vai! Strizzava bene? Sì. Oh, poi se si allenta, il mio nostro! Vai, strizza la pena. No, no, no. La forza di te. Vabbè, raga, vai. E sì, prende forma. Si monta la sellina nuova, le manopoline che ha lavato la Titti, il supporto delle manopole si è verniciato, la scatolina rifatta che va qua, questa scatolina va qua, anche queste non si trovano più. Ora non so se su eBay le vendono, però qui non si può notare, ma qui c'è una fascia di scotch giro giro per rinforzo. Sì, si vede, ecco qui, si vede, però si è cercato io la Titti di farla il meglio possibile. Ora le grinze sono firme, vabbè. Quindi questa va qui, poi ci si schiaffa il seggiolino nuovo sopra. E questo qui prende forma. Però vedete il discorso del colore opaco? Guardate qua. Guarda già queste macchioline come si edano. Sì, e va via, però cioè, siete polvere, si vede tutto. Ah, c'è fuma, anche lei vede tutto. No, vabbè, colgo l'occasione per dire anche che domenica mi sembra il numero 20, corrente mese, quindi questo mese, chi ha le vespe, che siano pick up, che siano ET3, che siano ETS, però vespe small, ma non quelle di plastica senza marce né nulla, perché quelle non ce le voglio. Ce le anche se non ce le voglio, possono venire benissimo, ma secondo me non ci incastra nulla. È come andare ai raduni del 500 del 1960-70 e tagliare l'ora 500 Abarth. Ma che cazzo c'entra? Al raduno BMW vecchie e tagliare io l'M3 del 70? Bellissima, certo. E guarda per la mia, cioè con la BMW nuova M4, ma che c'entra con questa nuova, con quelle vecchie? Tutto è il paragone. Poi per me, ragazzi, se chi vuol venire viene, si ha tutto a fare un giro. Io un po' discriminanze dice Mire. Vabbè, comunque, ragazzi, se mi garba sto motorino, si è cambiato anche lo sono lì, si è messo anche le guaine, come dice lo spilungone China, le guaine 9. E vediamo se ora no, vediamo se è un corno, perché io gli ho spedito il libretto di suo motorino. Ora lui deve andare a fare la targa, rispedirmi la targa a me, appicciare la targa, e poi io gli devo andare a fare la revisione e gli riporto il motorino già con la revisione. Sentite come sono bravo, ma fischia, no, bravo. Io avrei fatto anche il manubrio, il portafoglio tutto nero. Sì, si è rifatto. No, l'avrei rifatto tutto nero se era mio. Anche questo? Sì. Non ci sta sul cromaso, va scartato tutto. Vabbè, però era più bello. Era più aggressivo. Allora, ma che parli come parlano con gli altri? Io l'avrei fatto, te lo dovevi fare. Se era mio, ho detto. Se era mio. Se era tuo? Sì, una volta era tuo questo.
Perché lui ci ha mandato motorini e siamo noi gli se ne prendo uno. Quindi questo era suo. Sì, però se l'avrei fatto per me. Via, ora tu mi fai venire il dubbio. Gli si manda una foto, si dice, ma. No, che c'entra? Io ho detto così. Vai a vedere le forche. È bello anche così, che... Fai a 9 le forche. Certo, anche se era mio le forche le facevo nere. Appunto. Tutto nero proprio. Cioè sì tutto rosso e sì tutto nero. Dai, però ci stanno bene, dai, le forche sì in questo modo, bene. No? Ma ci... così è bello. Però se avrei azzardè. No, anche sti gommini. Sti gommini qui, raga. Chi ce l'ha? Ce l'hai in mire? Io ce l'ho. Va bene, comunque... Nulla, e si prende forma. Il motore per questo qui, va. Aspetta, fammi pigliare questo aggeggio qui. Bene, se trovo... Eccolo, piccolo, qui. Questo è il motore che andrà lì sotto, lui ci vuole una generi fire. Ora la Tiziana l'ha chiuso ieri, nulla, ora si prova, se guardate, si prova, se guardate un attimino, se intanto prima di metterlo sul motore, se questo fa corrente, si fa così, la si piglia una briscola, un dado di 13, mi si avvita qui, si spenge la luce, almeno chiede se fa corrente. Come vedete corrente non la fa, ma invece la deve fare, perché cavolo, l'ha fatta fino a prima. Ah, grazie. Se non attacchi la... Mira, attacca la massa. Questo è solo per tenere la bobina. Vedete, le ho mammut. Anzi, questi si chiamano coccodrilli. Solo per tenere la bobina attaccata. Non aveva attaccato quella, quindi è un po' fare. Si vede? Siete bene, va più vicino. Senti il briscolo, ho preso, va bene, ma va benissimo, raga. Quindi questo è il motore che andrà montato su questo qui. Ora aspettiamo, aspettiamo, si finisce di montare, poi domani si va alla Harper, si viene la generina fire e gli si schiaffa sotto. Gomme 9 originali, mozzo a volo verniciato in mozzo nero e ci sta bene. Poi boh, ragazzi, direi voi, se in tanti mi avete detto bello 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 bello, qualcuno ha detto io l'avrei fatto, ma se te lo pone Europao te lo pone Europao, se quello dice io l'avrei fatto, allora mandamene uno e tu lo fa anche te e te lo fa come tu dici te. L'altra Vespa che devo verniciare, vediamo se trovo, no non lo trovo, gli ha un colore crema. Come lo scotch, come lo scotch. Colore crema è tipo, vediamo se lo trovo qui, tanto il colore era qui. Tipo era questo. No, questo qui era. Sì. Sì, il 1015. Ora dai, il telefono, guardare il colore, perché il telefono cambia colori, cambia colore, 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 verde. Per esempio in quella ci starebbe bene la sella marrone, però ce l'ha nera. Ora esce? Chi c'è? Il proprietario di... Ecco, ragazzi, c'è il proprietario di sì, vi faccio lo screenshot e lo metto nel coso.